Buongiorno a tutti, io sono Anna e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi apriamo un altro pacco da Starshop, che sapete ormai è diventato il mio fornitore principale di manga. Questo è il pacco in questione di oggi. In realtà questo pacco l'ho ordinato credo un mesetto fa e mi è arrivato presto, ma come al solito io ci metto una vita a registrare i video, quindi questo pacco è diventato vecchiotto, tanto che non mi ricordo più cosa c'è dentro, quindi sarà una sorpresa tanto per voi quanto per me. Iniziamo con l'aprirlo, possibilmente senza tagliarci una mano o un dito o qualunque parte del corpo che in realtà sarebbe indispensabile. No, in realtà le dita non sono proprio indispensabili, però le vorrei avere tutte e 10. Così è. Ok, forse sono fatta. Sì! Bene, allora, ovviamente il pacco per ora si presenta così, molto probabilmente ne avrò aperto al contrario e invece no, non l'ho aperto al contrario, wow, e dentro i manga sono imballati in questa maniera, super sicura e pesante. Ma prima di vedere i manga che ho preso, qua ci sono i soliti due segnalibri in omaggio che metto in ogni pacco. E questo è di In the Flow of Time, sembra abbastanza figo, spero che riusciate a vedere. Comunque appunto non sembra male come manga. E questa è Promise Cinderella. E anche questo devo dire che il segnalibro è particolarmente carino, cioè mi piace particolarmente. Credo che questo qui lo userò. Credo che lo userò. E poi, come al solito, c'è un poster di cui io non me ne faccio mai niente, però sono sempre molto carini. Allora, questo è di Suitomo, un ragazzo solitario fronteggia un mondo spietato. Ok, in realtà è molto carino, mi piace, non so chi sono, prenderebbe in camera, ma ci sta, ha un suo fascino. Bene, ma adesso passiamo ai manga, che è la prima volta onestamente che me li mettono impacchettati in questa maniera, cioè proprio con il Turiball e tutto questo scotch, eccetera. Ok, meglio, perché sicuramente così arriveranno in condizioni migliori, però è la prima volta appunto. Ok. Ce la faccio, giuro, non è vero. Potrei usare il taglierino che ho usato prima. Sì, lo farò. No. Ok. Ce l'ho fatta. Alla fine si tratta solo di 5 manga e non mi ricordavo, onestamente. Cioè, davvero è passato troppo tempo da quando ho fatto quest'ordine a quando sto registrando questo video, infatti non mi ricordavo. Non mi ricordavo, ma ok, a quanto pare ho preso gli ultimi 3 volumi di Skip Beat, che appunto se guardate questa serie di video in questo pacchetto faccio l'unboxing dei pacchi di Starshop, sapete che sto facendo la raccolta, diciamo che sto seguendo Skip Beat, quindi ho preso gli ultimi 3, anzi credo che sia già uscito quello di questi ultimi 2 mesi, ma fa niente, gli ultimi da quando ho fatto l'ordine, diciamo. E wow, questo mi fa davvero fame, ma è una foto. Ok, vabbè, sono il numero 27, 28 e 29, ora vi faccio vedere meglio. Questo è il numero 27 e io adoro perché diciamo che io ho già letto il manga in inglese e adoro questa parte, adoro quando loro sono in questi ruoli perché. Cioè, se avete letto il manga, sapete. Mentre dietro c'è questa immagine molto natalizia, è super carina, davvero adorabile, mi piace un sacco. Nel numero 28 c'è tutta la copertina dedicata alla protagonista che fa il pollice. Ok. E invece dietro, quella che dicevo che sembra super realistica, secondo me è una foto, è un piatto giapponese piccante? Non lo so, secondo me però è una foto, cioè non mi sembra un disegno. E per finire, quella che secondo me tra le tre è la più bella, la copertina del numero 29, dove c'è il nostro protagonista e il coprotagonista con questi abiti bellissimi da sera, in questa posa, cioè adoro, adoro. E dietro invece c'è il coprotagonista che, boh, cioè sta facendo tipo segno di rispetto, non lo so.
E per finire, questo video sarà brevissimo perché questo pacco è davvero minuscolo. Ho preso il volume 7 e il volume 8 di Inuyasha per chi appunto guarda i miei unboxing di Starshop o di manga in generale sa che sto seguendo anche Inuyasha, che è tipo il mio anime preferito, uno dei miei anime preferiti, e stanno facendo questa edizione che si chiama Wide Edition nuova, che è una cosa spettacolare, bianca e dorata, come potete vedere, e ha queste copertine davvero wow. Wow, quindi ho detto, beh, non posso non averla. È un bene che io abbia aperto questo pacco perché sto girando le librerie in questo ultimo periodo perché ho dei punti vuoti dove non so cosa fare e impiego il mio tempo ovviamente girando per le librerie e ho visto questi due manga e la tentazione di prenderli era tanta perché ero convinta di essere ferma al 6. Invece no, ho preso 7 e 8, stavo per prenderlo doppio perché l'8 io ero convinta di non avercelo. Avevo una mezza sensazione che il 7 l'avevo comprato appunto in questo pacco, ma dell'8 proprio non ne avevo idea. E quindi stavo per comprarlo. Sì, ma vabbè, non importa. Nella copertina del 7 abbiamo, vabbè, ovviamente Inuyasha, Kagome e in alto Kagome e Kikyo. Questa è davvero carina come copertina, davvero un amore. Mentre il retro, secondo me, è ancora più carino perché ci sono tutti i nostri protagonisti. Kagome è una situazione un po' di merda, se possiamo dire, attorniata dagli Shinigami, o come cavolo si chiamano, di Kikyo, però... devo dire che mi piace di più della copertina frontale. Voi cosa ne dite? Nel numero 8 invece abbiamo una nuova intro, una new entry, e infatti c'è Koga, che credo che sia la prima volta che appaia in copertina, appunto. E infatti credo che venga introdotto qui, non lo so. E poi se guardate nell'angolino vicino a Inuyasha ci sono tre lupetti e c'è... Non sono un amore! Dietro invece c'è Inuyasha e Kagome con le arpie, sì, quindi credo che qua sia il momento in cui appunto viene introdotto Koga e c'è tutto il rapimento di Kagome, vabbè, chi ha visto l'anime sa. E niente, adoro! Bene, questo era il mini contenuto del pacco che mi è arrivato da Starshop. So che non era molto, cioè ne ero consapevole quando ho fatto l'ordine. Infatti avevo l'intenzione di aspettare magari che mi arrivasse un altro pacco, però... non credo che farò un ordine di manga tanto presto per il momento, quindi ho detto lo apro così almeno so a che punto sono arrivata con tutte le cose che sto seguendo. E niente, appunto il video si può concludere qua. Fatemi sapere nei commenti se seguite Skip Beat o Inuyasha o cosa ne pensate di queste copertine, qual è stata tra queste 5 la vostra preferita. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!